Bene, buonasera. Allora, secondo programma, il dibattito di stasera sarà introdotto da una relazione del professor Giulio Sapelli, docente di storia economica dell'Università Statale di Milano. Il tema di oggi è quello del ruolo delle multinazionali in relazione alle entità statuali. È un dibattito molto attuale. L'accresciuto potere di questi gruppi molte volte sovrasta il potere, qualche volta le economie di interi stati, non soltanto per i poveri nei piccoli paesi del terzo mondo, dove si sa bene che le loro ricchezze sono spesso inferiori a quelle di una sola multinazionale, ma anche all'interno, per quanto riguarda i rapporti di potere, dei paesi occidentali. Il professor Sapelli, che ha studiato a lungo questi problemi, ci proporrà una riflessione introduttiva per aprire poi il dibattito. Grazie. Ringrazio innanzitutto il carissimo amico professor Gianni Loi, lavoriamo assieme da tantissimi anni che io vengo a Cagliari, collaborando molto modestamente alle sue iniziative. Prima venivo soprattutto per svolgere delle relazioni sul centro di relazioni industriali, che da tantissimo anno svolge un'opera così meritoria, e non solo in Sardegna. Quando Gianni mi ha parlato di questo primo corso di cooperazione allo sviluppo organizzato da Sucagna, dalla FILEF, che ha una grande tradizione in questo campo, e dalla Facoltà di Scienze Politiche, sono stato ancora più contento, perché vedo in questo una realizzazione di molte idealità e di molti temi che anche nel dibattito né nella discussione hanno visto uniti chi sono qui oggi, anche chi oggi non può più essere. Quindi questo sono molto onorato di essere qui, e anche per certi versi anche un po' commosso. Vengo alla questione. Subito una nota di narcisismo, perché è una cosa che ci accompagna, è vero, insomma, siamo tutti un po' orientati al sé. Le cose che io dirò in termini molto più sintetiche, molto più difficili, perché io scrivo malissimo dal punto di vista della comunicazione di massa, le potete trovare per un libro destinato a 25 lettori, ma l'editore non ha voluto che fosse così, ahimè, che è appena uscito dalla Bruno Mondadori, che ha un titolo un po' settecentesco, che si chiama Perché esistono le imprese e come sono fatte. È uscito dalla Bruno Mondadori, costa meno di una pizza, costa 14.000 lire, una pizza a Milano naturalmente, o a New York, insomma, non a Quito o a Cagliari, ecco. Quindi questo, diciamo, è un prezzo molto, molto basso. Veniamo, dopo questa piccola nota di che l'editore mi ha imposto quasi, mi ha detto come, vai lì, devi subito parlare di questo libro, veniamo alla sostanza del tema. Si può affrontare questa questione del rapporto delle multinazionali e gli stati nazionali, come loro possono ben immaginare, da tantissimi punti di vista. Io ne sceglierò due, che cercherò poi dopo di dipanare con la maggiore chiarezza possibile. So che staremo assieme un bel po' di tempo, quindi quello che io dirò in questi primi 40 minuti, sarei molto contento se poi dopo venisse criticato oppure sottoposto delle richieste di approfondimento dopo. Quindi mi limito a tracciare una silhouette di questi grandi temi, che sono fondamentalmente, come dicevo, due. Il tema sostanziale della trasformazione delle organizzazioni statuali e della cooperazione interstatuale per effetto delle grandi imprese multinazionali, questo è il primo problema di fondo. E il secondo tema, che è sostantivo e forse si avvicina di più a molti dei temi che loro affrontano nel corso, il rapporto tra la produzione di ricchezza e di plusvalore realizzata dalle imprese multinazionali e la produzione di sviluppo sociale che può essere realizzata attraverso meccanismi di crescita endogena, cioè nei territori in cui le imprese operano. Sono due approcci e punti di vista molto diversi. Chi conosce un po' la letteratura non sterminata ma abbastanza diffuse su questi temi, sa che essi sono presentati di solito
da scuole di pensiero e da approcci analitici diversi, spesso confliggenti. Secondo me questo è un approccio sbagliato, questi due temi vanno visti profondamente uniti, perché se no non si capisce né il passato né il futuro che è già cominciato. Veniamo alla prima questione. Due brevissime definizioni per quanto riguarda il tema, lo Stato e le imprese multinazionali. Diamo una definizione attiva e proattiva dello Stato. Che cos'è lo Stato? È una unità di popolo capace di produrre delle azioni, unità di popolo capace di agire, che ha alcuni connotati di fondo, al monopolio della forza, al monopolio dell'imposizione fiscale, al monopolio della circolazione, della emissione di tipo monetario. È una formazione istituzionale relativamente giovane nella storia dell'umanità. Grandi stati moderni su scala planetaria, salvo che nell'Europa continentale, sono molto giovani, sono dei prodotti che hanno un secolo o due secoli. In alcuni paesi, pensiamo ai paesi medio orientali, non hanno neanche 50 anni. Quindi è una formazione istituzionale che, se guardiamo il mondo come non dobbiamo guardarlo, solo dall'Europa, ma secondo una visione planetaria, lo Stato si regge su queste essenziali capacità di agire e di mettere un popolo in condizioni di agire secondo questi, sostanzialmente, questi monopoli che esso ha. Le imprese multinazionali sono il frutto di una evoluzione secolare più antica degli stati dal punto di vista planetario, che realizzano sostanzialmente un difficilissimo equilibrio tra la centralizzazione delle attività strategiche e l'impulso all'innovazione e una grande capacità di delega e nello stesso tempo di controllo su aree geografiche che sono esterne al quartiere generale strategico dell'impresa medesima. Il fine delle imprese multinazionali, come il fine di tutte le imprese, è di produrre valore. Lo fanno in modo molto diversificato, secondo degli schemi molto diversi, e sostanzialmente affondano le loro radici nelle compagnie commerciali del 600 e poi via via acquisiscono la loro moderna forza tra 8 e 900, soprattutto in tre paesi cruciali per la crescita, che sono l'Inghilterra, la Germania e gli Stati Uniti d'America. Queste forme di impresa hanno raggiunto oggi una potenza straordinaria. Una statistica attendibile nel 1994 diceva che al mondo esistevano 38.000 imprese multinazionali, definite secondo quanto le ho detto prima. Avevano 250.000 affiliate o dipartimenti o divisioni in tutto il mondo, circa 100.000 erano nei cosiddetti paesi in via di sviluppo. Solo 3.500 di queste 38.000 avevano la loro sede legale e anche la loro sede operativa in paesi diversi dall'Europa e dal Nord America. La gran parte di questi erano imprese giapponesi. Quindi questo già vi dà un quadro della situazione. Do un altro concetto. Il commercio mondiale, valutato a dati dalla Banca Mondiale nel 1997, è a circa 4,5 trilioni di dollari. Il commercio e gli investimenti esteri diretti delle imprese multinazionali sono sui 5,7 trilioni di dollari, cioè sono superiori alla quantità del commercio mondiale. Da un punto di vista quantitativo, gran parte della crescita economica del mondo
viene governata dagli investimenti esteri diretti delle imprese multinazionali. Come sono coevolute assieme le imprese multinazionali e gli stati? Già sottolineo il termine coevoluzione. Non sono evolute separatamente gli stati e le imprese multinazionali. Loro sanno molto bene che dopo un brevissimo periodo, sostanzialmente, che va dalla rivoluzione industriale inglese fino alla seconda metà dell'Ottocento, lo sviluppo economico mondiale è stato trainato da una politica di laissez-faire favorevole alla prima potenza industriale del mondo, che era l'Inghilterra, che tramite il laissez-faire da un lato distruggeva le industrie nascenti nei paesi coloniali, caso classico descritto nel primo libro del Capitale di Marx, ma poi da Hobson, da Hilferding e recentemente da degli storici, la distruzione dell'industria tessile inglese da parte dell'industria manchesteriana inglese, dell'industria tessile indiana da parte dell'industria tessile manchesteriana inglese, la distruzione dell'industria portoghese da parte degli inglesi, eccetera. Il laissez-faire sostanzialmente è servito a che cosa? A creare un sistema di pagamenti internazionali governato dalla sterlina, dove però l'asse della crescita non era ancora nelle imprese multinazionali, era nell'intreccio tra potenza militare statuale e una miriade di grandi o di medie imprese. Ma nessuno di questi era ancora imprese multinazionali in senso classico, cioè realizzavano i loro profitti, il plus valore, soprattutto su scala locale, utilizzando il commercio attraverso uno scambio ineguale con le materie prime dei paesi coloniali. Cosa garantiva questo scambio? L'economia delle cannoniere e della grande potenza. In alcuni casi questa politica è riuscita, in altri no. Quando il colonnello Perry, alla fine dell'Ottocento, con la sua divisa da marinaretto di West Point, si presenta davanti a Tokyo e comincia a bombardare le case di legno e di carta di Tokyo, la risposta che i giapponesi danno è diversa da quella degli indiani: non aprono il loro mercato agli americani, ma mandano degli agenti della famosa rivoluzione Meiji, che imparano dalla crescita economica europea e nordamericana e producono quel straordinario miracolo economico-sociale che è il feudalesimo capitalistico giapponese, che dallo shogunato passa direttamente al potere delle grandi corporation giapponesi. Anche lì però c'è un involucro, che è l'involucro statuale. Non a caso il Giappone, come loro sanno, non riesce oggi a diventare una potenza egemonica in Asia, per causa del suo passato di potenza aggressiva in Asia. Ciò che è riuscito alla Germania nel dopoguerra non riesce al Giappone in Asia, proprio perché la grande divisione nel mondo oggi è ancora tra i paesi nei quali l'economia serve alla potenza della nazione, che è l'Asia, e qualche paese europeo, che è la Francia ancora. Invece il mondo dove l'economia non serve più alla potenza della nazione, ma semmai è la potenza della nazione che serve alla potenza dell'economia. Questa è la grande divisione. Ma per un lungo periodo, che inizia, come dicevo prima, nella seconda metà dell'Ottocento in poi, come loro sanno, e che dura di fatto fino alla grande crisi petrolifera del 1973, l'economia va avanti attraverso protezionismi nazionali o continentali. Quindi le imprese multinazionali e gli stati in questa fase hanno un processo di coevoluzione nelle centrali della metropoli dell'accumulazione capitalistica, cioè la creazione delle società industriali nei paesi centrali dell'accumulazione, Stati Uniti, Europa fondamentalmente, e Giappone a partire
a quell'evento storico fondamentale che è il 1905, quando una potenza asiatica per la prima volta nella storia sconfigge una potenza semi-europea, insomma, semi-asiatica anch'essa, ma diciamo la Russia zarista, però più europea di quanto non fosse oggi. Sicuramente la Russia era più europea sotto gli zar di quanto non sia stata poi dopo sotto lo stalinismo, su questo non c'è nessun dubbio. Quindi questo evento storico sposta profondamente. Allora c'è una sorta di asincronia nel rapporto tra multinazionali e statualità. Nelle centrali dell'accumulazione c'è una coevoluzione. Le multinazionali servono alla potenza della nazione. Esempio di questo sono le due guerre mondiali. Questo l'avevamo già visto nella prima grande guerra moderna del mondo, che è la guerra civile americana. Gli anni 60 dell'Ottocento vedono nascere questo concetto nuovo che le guerre non si vincono sui campi di battaglia, ma nelle fabbriche e nelle officine. Questa cosa poi dopo diventerà senso comune nella prima guerra mondiale e diventerà poi dopo una cosa naturalissima, soprattutto per chi vive oggi e guarda il passato, nella seconda guerra mondiale. Pensate all'Inghilterra, una piccola isola di 40 milioni di abitanti che è riuscita a fare la guerra mondiale dal Borneo alle Filippine alla Normandia, grazie alla produttività del lavoro enorme inglese. Ciò che decide la ricchezza delle nazioni non è il reddito, è la produttività del lavoro. Questa è una realtà semplice che spesso dimenticano, soprattutto quelli che vogliono creare occupazione. Se non si crea produttività del lavoro non c'è crescita. Questo piccolo esempio storico, una piccola isola, è vero, dove la gente pagava un penny per accendere il gas durante la seconda guerra mondiale, e però aveva ancora una potenza mondiale dal punto di vista multinazionale. Naturalmente queste imprese multinazionali mutano profondamente i rapporti tra Stato e impresa, appunto, laddove non si costituisce un rapporto tra meccanismo statuale e grande impresa multinazionale simile a quello europeo. Che cosa cambia sostanzialmente alla fine dell'Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale? È la nuova, è la seconda fase della storia dei rapporti tra imprese multinazionali e Stato. Cambia fondamentalmente questo, che le multinazionali non vanno più solo alla ricerca di materie prime per portarle attraverso lo scambio ineguale nelle centrali dell'accumulazione, ma comincia quello che una donna dimenticata, che è stata con John Robinson e Edith Penrose, queste sono le tre donne che sono state i tre re magi dell'economia contemporanea e moderna, che le donne non conoscono naturalmente in maggioranza, John Robinson, Edith Penrose e Rosa Luxemburg, lo scrisse il libro L'accumulazione allargata del capitale. Cosa, aveva detto una cosa molto semplice, che lei studiava la Turchia, insomma, nelle carceri zariste, dove si poteva ancora leggere, scrivere, ricevere i libri, dopo sarebbe stato molto peggio, naturalmente, no? Scrisse questo libro e scoprì che quello che cominciava, che cos'era? Era quello che noi oggi, un grande economista internazionale, Dunning, quello che ha scritto le cose più interessanti sulle multinazionali, chiamano oggi gli investimenti esteri diretti. Cioè si può, investimenti esteri diretti, cioè si creano fonti di produzione del plusvalore di tipo industriale e non più commerciale, cioè si creano stabilimenti in stati diversi da quelli dell'accumulazione capitalistica. È un processo che all'inizio è tutto avvoltolato all'interno, come vi dicevo prima, del rapporto tra economia e nazione, dove la potenza della nazione la fa da padrone. Voi andate in Cile, paese bellissimo, tristissimo, però, un po' come Portogallo, come tutti i paesi sull'Atlantico, lunghi e stretti, insomma, dove si mangia malissimo, un posto umido, ecco. Ma voi andate in Cile e vi accorgete subito che cos'è il Cile. Il Cile è una straordinaria, recentissima invenzione statuale
tracciata non sulla sabbia come fece Churchill con i confini del Kuwait, tra Kuwait, Arabia e Giordania, perché bisognava garantire lo stretto d'Aqaba e mettere uno stato cuscinetto, ma invece tracciata al Forinoto di Salonsla per impedire che ciò che rimaneva dell'esausto impero spagnolo si impadronisse delle miniere di Sarmiento cilene. Quindi la cordigliera era la divisione naturale. Ma che cosa fanno le grandi imprese multinazionali, prima inglesi, soprattutto l'ICI, che è l'ultima grande impresa multinazionale inglese assieme alla British Telephone, che è un'impresa chimica? Cosa fanno i tedeschi? Non si limitano ai mercati, perché non possono esportare il Sarmiento in Occidente, no, creano delle industrie per la lavorazione del Sarmiento. Se uno fa ad Antofagasta, nel nord del Cile, vede ancora i grandi stabilimenti, oggi abbandonati, dove migliaia di operai cileni lavoravano sotto la direzione degli ingegneri inglesi. Che cosa fanno gli inglesi? Beh, armano la flotta cilena, addestrano l'esercito. 20 anni dopo vengono non a caso sostituiti dai tedeschi, perché l'industria chimica tedesca l'ha vinta in quel settore strategico della produzione di tutti i materiali chimici che non si estraggono dal petrolio, che è quello che fa tutto quello che noi abbiamo qui attorno, no? Diciamo il 95% di quello che vedete qui è fatto da petrolio, e il resto è fatto da minerali non ferrosi o da chimica, non da idrocarburi. Ecco. Ma un tempo la chimica non da idrocarburi era molto più importante di oggi, vero? Bene, e cosa fanno i tedeschi? Creano una struttura militare all'esercito cileno. Allora, e potrei farvi molti altissimi esempi, dove non riesco, cosa fanno le multinazionali in questo periodo? Costruiscono gli stati nazionali, contribuiscono potentemente in alleanza con chi? Ma con i soliti utili idioti della storia mondiale, gli intellettuali nazionalisti, che naturalmente hanno creato le nazioni, e le classi medie hanno sempre creato le nazioni. Nei paesi non industrializzati l'alleanza molto spesso è tra elite intellettuali altoborghesi, non c'era una borghesia che non fosse compradora, che non fosse una borghesia commerciale, che però manda i suoi figli a studiare nelle centrali per l'accumulazione capitalistica e poi dopo gestisce l'ordine sociale nei paesi della periferia e costruisce l'ossatura degli stati. E si servono degli investimenti esteri diretti per realizzare quel rapporto potenza della nazione e crescita economica che era tipica ottocentesca. Sicuramente loro, che sono tutte persone di ottime letture, conoscono quel libro molto famoso di Franz Liszt, che non è quello che sono in piano naturalmente, L'economia chiusa, che è un libro che dà un'idea plastica di questo processo. Grande economista tedesco, in polemica con la Merkel, che dice: guardate che è una continuazione dell'SFR, mondo cambiando, si stanno creando delle economie chiuse. La questione molto interessante qual è? È che queste economie chiuse sono interpenetrate da strutture organizzative e creatrici di ricchezza che invece sono aperte, che le penetrano e che le preformano, che sono le imprese multinazionali. Naturalmente non agiscono solo esse, ci sono le borghesie locali, ci sono elementi di crescita endogena, ma che comunque danno un contributo profondo alla fisionomia. Quindi la questione di cui oggi si discute, che è la questione essenziale del costituzionalismo moderno, di cui si occupano tutti, meno che i giuristi che hanno un lungo sonno, dormono, e pensano che l'unicità dell'ordinamento giuridico sia ancora la questione fondamentale che spiega gli ordinamenti delle moderne società capitalistiche in evoluzione. Quello a cui noi stiamo assistendo oggi, cioè la sottrazione crescente di aree della sovranità nazionale, quei monopoli che facevano sì che lo Stato fosse unità di popolo capace di agire, che sono la realtà di oggi, no? Diciamo la moneta. Oggi c'è un grande
non parlo di cose note che sono qui squisite, cioè dell'euro e tutte queste cose che dopo note, ma oggi il vero dibattito è se si deve espandere il dollaro all'economia latinoamericana. Se uno legge Foreign Affairs, New York Review of Books, o l'Economist, o anche il Sole 24 Ore qualche volta, parla di queste cose, e si vede che il grande dibattito oggi è se dalle politiche di currency bond che alcuni paesi latinoamericani hanno adottato, cioè di legare la moneta nazionale al dollaro, impedendole una fluttuazione, si debba passare alla dollarificazione di quell'economia. Cioè se si deve imporre una moneta unica che oltre il NAFTA, cioè l'unità che tiene assieme Canada, Stati Uniti e Messico, si espanda al Mercosur, cioè l'unità, tipo un'unità economica europea che tiene assieme, vabbè, una quisquiglia come il Paraguay e l'Uruguay, che sono così, insomma, degli stati salciccia, insomma, e poi invece il Brasile, che è la Germania del Sud America, l'Argentina, che è la colpa intellettuale, e il Cile, che è il ponte verso l'Asia, ecco, se tutto questo debba essere unificato o meno da una moneta unica, che lì però questi stati non hanno la forza di contrattare e di negoziare per creare una moneta che sia la media delle monete nazionali, è il dollaro. C'è un dibattito accademico che è un dibattito politico-economico, anche geostrategico. Non è mica detto che tutte le multinazionali, per farvi vedere la complessità della questione, siano favorevoli a queste politiche. Per esempio le multinazionali che hanno maggioranza di investimenti esteri diretti, che producono e esportano da quei paesi, favoriscono un sistema a cambi fissi, a cambi non fissi, a cambi variabili. Perché? Perché possono lavorare meglio flessibilizzando i rapporti di cambio. Invece per una multinazionale che vuole inserirsi in questi paesi, penetrare nei mercati favorirebbe una moneta unica, perché si troverebbe davanti a un mercato più aperto e con meno attriti, e tra i vari attriti non ci sono solo quelli sociali, quelli legali, ma ci sono anche quelli monetari. E quindi c'è un grande dibattito in corso. Questo movimento a cui noi oggi vediamo la acme, inizia il nuovo secolo del dominio anglosassone, fondamentalmente del capitalismo nordamericano sul mondo, inizia ora, e beh, era già iniziato alla fine dell'Ottocento e fino alla Prima Guerra Mondiale. E qual era l'essenza? Era che si cominciava a minare attraverso questa creazione che poi era sostanzialmente l'interrelazione dell'ordinamento giuridico statuale con l'ordinamento giuridico di fatto che veniva dalla Repubblica dei Mercanti, se vogliamo usare questo termine, del diritto internazionale delle multinazionali, arbitrati, trattati di commercio e via di questo passo. Che cos'è che ha bloccato questo moto? Ha bloccato questo modo la divisione del mondo in due blocchi. Perché? Perché la divisione del mondo in due blocchi, dopo il 1917, il processo verso la disgregazione della sovranità nazionale, per effetto della crescita dell'impresa multinazionale, si è interrotto. Perché? Perché le imprese multinazionali sostanzialmente sono ritornate a comportarsi come nell'Ottocento. Sono diventate un meccanismo organico dell'economia come potenza della nazione, nel contesto della guerra fredda. Da un lato c'erano le imprese, se così si può dire, da un lato c'erano gli enti economici dello stalinismo internazionale, alcuni ancora attivi, anche se in crisi, destinati alla disgregazione, come in Cina, non parlo di Cuba, che è uno scherzo della natura e della storia, diciamo, tenuta su dai nordamericani, mi interessa avere così, un nemico ideologico, insomma, no? Ma non ha nessuna base economica. Però diciamo la Cina, 1.200.000.000 di uomini,
grande paese, una grande civiltà, una grande tradizione, ciò che rimane dello stalinismo internazionale. Perché in Asia il rapporto tra economia e politica è ancora quello ottocentesco, fondata sui nazionalismi? Beh, perché c'è ancora la guerra fredda. Quindi sostanzialmente poi tutto questo non avviene poi nel 17, perché poi arriva il 17, poi arriva la Grande Depressione, 1929, c'è la Seconda Guerra Mondiale, c'è il patto di alleanza antifascista, quindi tutto si cambia, ma comincia questa nuova versione dal 1945 al 1989. Che cosa fanno le multinazionali capitalistiche? Si confrontano con gli enti economici dello stalinismo internazionale, dove? In Africa, Angola, Mozambico, in Asia, la guerra di Corea, in Cina. Se le multinazionali sono dietro la guerra del Vietnam, sono anche le artefici dell'assassinio di Allende, questo non c'è dubbio, oggi lo riconosce anche Ludwig, che è uno studioso emerito, è anche un noto agente della CIA, quindi, che sa tutte le cose, scrive degli articoli che pubblicano anche le riviste come Gioia e Grazia, che adesso la CIA me la lascia fare, quindi ormai è noto, no? Insomma, ormai non c'è nessun dubbio. Ecco, ma, quindi le multinazionali lì non erodono più la sovranità nazionale, la erodono solo nel caso che questo serva per una politica della guerra. I colpi di Stato nell'America Latina sono all'ordine del giorno. Dietro a tutti questi colpi di Stato ci sono sempre 6 o 7 nomi. La United Fruit Limited, l'AT&T, la Exxon e la MOCO. Dall'altra parte ci sono le imprese del Gosplan, che agiscono anch'esse come delle multinazionali non capitalistiche, ma di quell'economia burocratico-statizzata che funzionava attraverso degli input che non erano quelli delle evoluzioni dei consumatori e neanche della politica dell'offerta del monopolio capitalistico, ma invece della mano gerarchica della politica e dell'alta burocrazia di tipo sovietico. Questo era come, so che uno storico molto noto, secondo me molto mediocre, però che gode di larga fama, ha chiamato il secolo breve. Un poveretto, cioè è un secolo che non è mai esistito, questo secolo breve, cioè, è Osborne appunto, pessimo libro, pieno di ideologia e poco di scienza, ecco, è stato una semplice parentesi il secolo breve, se intendiamo il secolo breve come una parentesi che ha bloccato questa disgregazione della sovranità nazionale e dell'avvento di una costituzione sovranazionale internazionale nuova interrelata tra le multinazionali e gli stati nazionali, possiamo essere d'accordo, ma se intendiamo gli eventi più importanti di questo secolo sono stati la rivoluzione russa e la sua caduta, no, sbagliamo completamente le quote, perché il processo, non a caso, appena è caduto lo stalinismo internazionale, si è rimesso in moto, quindi vuol dire che era quella l'onda lunga, via dall'altra. Non c'è nessun giudice più terribile della storia, non si perde mai nulla, viene a galla tutto. Il capitalismo nordamericano ha vinto, gli altri hanno perso. La grande battaglia è se questo sarà un pensiero unico e un modello unico, è tutto lì, il fatto. È impedire che diventi un modello unico e un pensiero unico, non è non riconoscere la realtà. Che cosa si è rimesso in moto? Quello che andava avanti fino alla prima guerra mondiale. Cos'è che si è rimesso in moto? Si è rimesso in moto, come dicevo prima, la disgregazione della sovranità nazionale, però in modo diverso che nell'Ottocento. Perché? Beh, per un semplice motivo. Perché la prima guerra mondiale fu una guerra che distrusse enormi quantità di ricchezza, il mondo si trovò impoverito, non arricchito. La seconda guerra mondiale fu una catastrofe. E si aprì, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la prima vera contraddizione tra
classi politiche paletianamente intese degli stati nazionali e classi manageriali capitalisticamente intese. Perché le prime, già dopo la prima guerra mondiale, avevano cominciato a pensare a delle istituzioni sovranazionali per salvaguardia della pace, la società delle nazioni. La stessa unità europea non è il frutto del grande capitalismo, come sento dire da alcuni sprovveduti, è frutto di idealità politiche, è frutto del pensiero cattolico democratico europeo, fondamentalmente. Chi ha fatto l'Europa unita? Ha fatto De Gasperi, Schumann e Jean Monnet, questi che hanno fatto. Chi ha creato la comunità europea del carbone e dell'acciaio? Che cos'era la comunità europea del carbone e dell'acciaio? Era un'iniziativa economica? Ma no, non è affatto un'iniziativa economica, era un'iniziativa politica. Era la consapevolezza di queste grandissime personalità che rimarranno nella storia, l'ultima di queste è stato Kohl, che si inserisce in questa scia, sarà una disgrazia terribile la sua sconfitta elettorale per l'Europa, e ce ne accorgeremo nei prossimi anni, già cominciamo ad accorgercene. E che cos'era la comunità europea del carbone e dell'acciaio? Era un tentativo che non ci fossero più le guerre tra la Francia e la Germania, che erano avvenute per un fatto molto semplice, per il controllo dei bacini minerali della Ruhr, l'Alsazia e la Lorena. Questo doveva essere la comunità europea. Questi tre uomini non sapevano neanche cos'è un bilancio, non sapevano neanche cos'era una partita doppia, non sapevano cos'è il ROE, sapevano che bisognava impedire. Questo che cosa ha fatto sì però? Questo è molto importante, vi prego di seguirmi. Ha introdotto, come sempre, la politica che fa i cambiamenti nella storia, mai l'economia. È la politica che fa i cambiamenti nella storia. A differenza di quello che pensano di più, l'economia segue nel lungo periodo. Che cosa ha fatto sì? Che la creazione di queste istituzioni sovranazionali a fine pacifista, perché questo fu, indusse un processo di creazione di istituzioni economiche di governo dell'economia. Dopo la seconda guerra mondiale nascono le grandi istituzioni economiche internazionali, Bretton Woods, poi nascerà il Fondo Monetario Internazionale, dall'ONU si staccherà la Banca Mondiale. Naturalmente, che cosa diventano queste istituzioni sovranazionali? Diventano l'inizio della sottrazione di competenza agli stati nazionali. Prima, che cosa conoscevamo come sottrazione all'unità dell'ordinamento giuridico dello Stato? Solo le banche centrali. Cioè, la banca centrale era sottratta in quasi tutti i paesi al dominio della legge elettorale. Qual era l'unico istituto già prima della crisi del 29 che fosse sottratta alla legge del principio di maggioranza? Erano le banche centrali. I governatori decidevano la quantità di moneta erogata sulla base di variabili definite lato sensu una volta per tutte dai ministri dell'economia, ma che però poi avevano una larghissima libertà di agire. La creazione dopo la seconda guerra mondiale, soprattutto negli anni 50-60, di questi organismi sovranazionali, crea anche qui, si potrebbe dire in termini giuridici, dei poteri compulsivi, ma non la compulsività della legge, sono delle bona suasion, su cui si apre una battaglia su chi deve controllare questi organismi internazionali. E chi cerca di controllarli? Gli stati che hanno vinto la seconda guerra mondiale. Naturalmente, con la seconda guerra mondiale inizia il secolo americano. Per noi europei la data topica è il 56, non per la guerra d'Ungheria, che non ha cambiato nulla nella storia del mondo, molto nella storia dei popoli naturalmente e della cultura, ma è Suez. Suez segna la fine del dominio britannico nel Mediterraneo. E segna la fine del dominio britannico, dove c'è l'80% di energia disponibile al mondo.
il Medio Oriente. Quando Nasser chiude il canale di Suez, il governo socialista francese, i socialisti sono sempre distinti per il loro nazionalismo, anche oggi sono degli ultranazionalisti naturalmente, è vero. Gli inglesi, anche lì laburisti, cioè, che cosa fanno? Lanciano i paracadutisti e occupano il canale di Suez. Cosa fanno gli americani? Esprimono la loro solidarietà all'ONU e a Nasser. E questo segna la fine del dominio inglese nel Mediterraneo. Il confronto, secondo quello stilema che vi ho detto prima, comincerà tra gli americani e i russi in Medio Oriente. Ma gli inglesi ce lo scorderanno, non conteranno più assolutamente nulla, come non contano assolutamente nulla ora. Questo era avvenuto già molto prima in America Latina, lo spossessamento del dominio inglese in America Latina. Quando era avvenuto? Era avvenuto attorno alla crisi del 29 e attorno alla seconda guerra mondiale, quando le ragioni di scambio non vanno più merci non manufatte verso l'Europa fondamentalmente, ma verso gli Stati Uniti. E soprattutto le multinazionali nordamericane cominciano una massiccia entrata di investimenti esteri diretti in Sud America. Allora, quello che emerge da questi fatti e che poi dopo la fine della guerra fredda è esploso davanti agli occhi anche della mia portinaia, donna molto intelligente, che guarda la televisione e riesce a capire la verità anche guardando la televisione, quindi soprattutto se non guarda quelli della Fininvest, c'è cioè una persona di grandissimo livello, e che cosa emerge davanti agli occhi? Davanti agli occhi di tutti emerge una realtà che era stata solo interrotta in quel periodo. Quale? Che gli stati nazionali diventano sempre meno cogenti della definizione delle politiche economiche nazionali. E la cogenza, cioè la capacità di plasticamente definire i confini della crescita, si sposta verso dove? Verso le istituzioni sovranazionali dell'economia, su cui c'è un bargaining e un conflitto continuo su chi deve averne il controllo, e le imprese multinazionali, che riprendono il loro cammino di disgregazione delle basi della sovranità nazionale. In queste sono aiutate dalla inadeguatezza del sistema di rappresentanza parlamentare rispetto alla globalizzazione dell'economia. E in fondo, i parlamenti per cui tanto si accopigliano gli homunculus partiticus, politicus attuali, io sono a favore di grandi partiti organizzati naturalmente, però di roba seria, no. Il Parlamento è un sistema nato in società agrarie fondamentalmente, è un retaggio di questo, dove la gente stava ferma, il sistema di rappresentanza territoriale fatto per grandi spazi dove gli uomini sono immobili, nascono e muoiono nello stesso paese, vivono con la nonna, cioè tutte le cose che faranno la fine dell'Europa, no? Cioè tutta questa immobilità assoluta, no? Cioè, diciamo, è fatto da il paese delle mamme, no? Cioè, dove si nasce e si muore nello stesso porto, cioè una società agraria, statica, la Pomerania dei quadri di Pierre Mac, no? Chiaramente in un mondo dove si mondializza non l'economia ma la società, perché questo è ciò che accade, questi meccanismi di controllo dell'economia sono assolutamente inadeguati. Perché? Perché non controllano che cosa? Ammesso che si possa controllare la mobilità dei capitali e degli investimenti esteri diretti. Poi è accaduto un fenomeno molto più interessante dopo la grande crisi petrolifera del 74. Che interessa proprio le multinazionali e il rapporto con gli stati. Dopo la grande crisi petrolifera del 74, oggi noi ne viviamo un'altra, no? Che è la crisi d'abbassamento dei prezzi, ma è la stessa cosa, forse avrà effetti molto più distruttivi, perché oggi si accompagna ad un abbassamento radicale al crollo di tutti i prezzi delle materie prime,
perché quindi mentre quella crisi impoverì, se così si può dire, i paesi ricchi e tra virgolette arricchì i paesi poveri, questa mina alla radice la crescita dei paesi del terzo mondo, quindi è molto più grave di quella del passato, perché nei paesi del terzo mondo vive la maggioranza dell'umanità. Quindi oggi di questa crisi non parla nessuno, sembra che non ci sia, ma oggi è molto più grave la crisi della deflazione, molto più grave. Noi non lo sappiamo perché noi viviamo in un benessere vergognoso, cioè ognuno di noi ha addosso 1 milione di euro, no? Minimo. Beh sì, tra le scarpe, le cose, le penne, il computer, gli occhiali, eccetera, cosa avrete addosso? Avete addosso 500.000 euro, cioè una ricchezza senza fine, senza fine. Un bambino del sud del Cile vive 5 anni. 5 anni. Quindi questa crisi sarà una crisi veramente spaventosa. Veramente spaventosa. In ogni caso, dopo la crisi del 74, cosa successe? Aumentarono tutti i prezzi delle materie prime, aumentarono i costi delle imprese. Questo cosa indusse le multinazionali? Indusse le multinazionali a trasferire le centrali, gli hot quarter, quartieri strategici, dove stanno i CIO, i grandi gruppi di dirigenti, addirittura al di fuori degli stati nazionali in cui essi erano fondati. Cioè si ruppe addirittura quell'elemento legale che creava un nesso tra stato nazionale di origine e multinazionale. Oggi la gran parte delle imprese multinazionali hanno la sede legale in Olanda. Come mai? Per il regime fiscale più favorevole e perché è il paese europeo con i prezzi delle utilities, cioè servizi pubblici, tra i più bassi del mondo. Quindi la politica di delocalizzazione e di divisione, di discrasia, di separazione tra funzione di utilità degli stati e funzione di utilità delle multinazionali si è rivelata in pieno. Nasce un nuovo ordinamento statuale, invisibile. Quello visibile è quello sovranazionale delle grandi istituzioni multinazionali, Fondo Monetario, Banca Mondiale, ONU, UNICEF, con dei fini molto diversi, però tale è. Poi c'è quello invisibile, il potere vero, il potere è sempre occulto, quando si rivela non è più potere, è autorità, e quindi è un potere legittimo, quindi non è più un potere, è autorità, è autorevolezza. Il potere o è invisibile o non è. Solo gli utopisti democratici pensano che il potere vero sia visibile, palpabile, eccetera, sia in quelli che applaudono e che si eleggono. Questo è una banalità, vero? Dov'è questo potere invisibile? Beh, certamente c'è il potere invisibile delle grandi imprese multinazionali che hanno un peso enorme nel commercio mondiale. Guardate che non è così ancora grande come l'immaginario collettivo immagina. Io potrei darvi dei semplicissimi dati sul commercio mondiale dove si è fedo, voi rimarrete esterrefatti. Il 20% del commercio mondiale è tra paesi europei. Tra gli Stati Uniti è il 7%. Il commercio mondiale tra gli Stati Uniti e il resto del mondo è di circa l'8-9%. Quindi questa grande globalizzazione, la vera globalizzazione è la globalizzazione finanziaria. La globalizzazione delle merci, dei beni e dei servizi deve ancora avvenire. Quindi il peso delle multinazionali non è ancora così grande. È grande come capacità di crescita. Insomma, a me fanno ridere tutte queste cose che leggo, dice... Per esempio stamattina c'è un articolo bellissimo sul Sole, dice l'Union Camere annuncia che la più grande crescita
delle imprese nel Mezzogiorno d'Italia sono nate, anzitutto non dice quante ne sono morte nel periodo, che sarebbe un dato molto interessante, no? Ecco. Però per garantire i tassi di crescita del PIL che garantisce una multinazionale come la, che so, come la Royal Dutch Shell, come la Shell, ci vogliono 700.000 piccole imprese, forse 1 milione. Ecco. Quindi la crescita non è un gioco, come sento molto spesso dire. Ecco, quindi questo è il dilemma. E che pensate poi un piccolo Stato diventa una potenza di una multinazionale. Può avere tantissime piccole e medie imprese, ma basta una grande impresa che sconvolge governi, attività governative, investimenti, riclassifica addirittura le classi sociali. Voi andate in Costa Rica. Se andavate in Costa Rica 20 anni fa, ma è l'unico paese socialdemocratico della America Latina, in senso buono però, non in senso negativo all'amato Craxi, no? ma invece in senso diciamo virtuoso. Era un paese dove c'era ancora un'economia di villaggio, il turismo era ancora a misura umana, eccetera. Le classi sociali erano ancora quelle di 4 o 5 secoli fa. Cambiava gli abbigliamenti, le signore ricche andavano a farsi la permanente a Miami, ma però non è che cambiasse molto. 20 anni dopo è cambiato tutto, le classi sociali sono cambiate. Perché? Perché le grandi compagnie turistiche internazionali hanno invaso la Costa Rica, hanno creato delle stratificazioni sociali di tipo nuovo. I ministri non possono più essere fatti attraverso i rapporti tra le oligarchie locali, ma tra il rapporto tra queste oligarchie locali e i grandi interessi multinazionali che arrivano in Costa Rica e danno con un tratto di penna 20.000 posti di lavoro in più o in meno in un paese che ha 4 milioni di abitanti, è una roba decisiva. Ecco, quindi questo è il potere invisibile. Questo è connesso, loro spero che l'abbiano già inteso, col discorso che io ho fatto prima della crescita. Com'è possibile che non ci sia un pensiero unico e una dialettica a senso unico tra multinazionali e statualità? C'è una soluzione che, per esempio, La Fontaine, prima della sua fortunata dimissione per l'Europa, auspicava: il ritorno a forme di protezionismo e di nazionalismo economico. Controllo dei capitali a breve e cose di questo tipo. Naturalmente questo che cosa vuol dire? Vuol dire limitare la possibilità di investimenti stranieri in un paese, controllare le multinazionali o qualsiasi flusso di capitale non attraverso organismi sovranazionali, ma nazionali. È possibile far questo? Certo, è possibilissimo. In Siria non si può fare un investimento straniero. Perché, da un certo punto di vista, per fortuna, le multinazionali non possono cambiare gli ordinamenti dello Stato, possono farlo un po' più facilmente se c'è una dittatura, perché possono cambiare un dittatore, no? Questo mi sembra evidente. Possono farlo molto più difficilmente se c'è una democrazia parlamentare, perché dovrebbero orientare le volizioni elettorali di milioni di uomini, che è molto costoso, ve lo assicuro. E quindi è meglio orientare i ministri, ma pagare i ministri dopo che sono eletto, che non gli elettori. Questo è infatti ciò che fanno le imprese, a vedute. Alcune si illudono invece che è meglio orientare gli elettori, come in Italia naturalmente, però tutto un po' durare a lungo, perché poi insomma, i quattrini finiscono, questo mi sembra evidente, no? Ecco. Però diciamo l'Italia è l'unico paese dove le imprese hanno scelto questa via, insomma, ecco. E gli altri invece orientano i ministri, sono più saggi, hanno letto Pareto, insomma. Dicevo, quindi c'è questa via. Io mi però bisogna porci la domanda: questa via garantisce la crescita? Garantisce la crescita economica? L'esperienza storica ci dice di no,
ci dice che tutti, salvo nella prima fase di crescita del capitalismo internazionale, tutte le altre esperienze, qui abbiamo il fallimento dell'America Latina che è stato disastroso, io ho insegnato tantissimi anni in America Latina, i miei più cari amici sono latinoamericani, alcuni sono morti purtroppo, o sotto la dittatura argentina o sotto quella brasiliana, ma lì il crescimento Asia dentro è stata la cosa più spaventosa, ha provocato la carestia, ha provocato l'impoverimento di intere popolazioni. Il nazionalismo economico porta non tanto a imprese non competitive, quando c'è la liberalizzazione non riescono a reggere i mercati, non garantisce la crescita, garantisce solo il deficit pubblico e soprattutto che cosa fa? Produce debito estero. Questo bisogna avere un'idea. Io anche qui leggo tante puttanate, stupidaggini, insomma, sul debito estero. Il debito estero è tutta colpa dei paesi dell'accumulazione capitalistica. La colpa principale del debito estero è delle borghesie, delle oligarchie, compradore. Sembra che la divisione in classi nel mondo non esista più, no, quando si parla del debito estero. Sembra che il contadino della Colombia abbia le stesse colpe del grande proprietario agrario della Colombia. È vero che Marx oggi non è più di moda, ma almeno il buon senso. No, il debito estero è stato la più formidabile strumento di potere delle oligarchie dei paesi cosiddetti in via di sviluppo, che hanno favorito il debito estero, l'hanno incrementato. Perché? Perché hanno, si sono garantiti consenso col debito estero, una politica di lavori inutili, di clientelismo, e hanno lucrato sugli immensi guadagni che il debito estero ha garantito loro. Naturalmente con l'accordo di chi? Con le grandi banche internazionali, che hanno profuso prestiti non profittevoli. Perché oggi c'è la crisi asiatica? È colpa tanto delle oligarchie asiatiche, tanto della famiglia Suarno, quanto della Merrill Lynch, della Chase Manhattan Bank, che ha continuato a dare crediti alla famiglia Suarno perché si impadronisse di tutta l'economia indonesiana. Se ci fosse stata una crescita endogena, non ci sarebbe stato bisogno del debito estero. E naturalmente il potere della famiglia Suarno sarebbe stato molto diminuito. E quindi il potere delle multinazionali non sarebbe stato l'unica forma per produrre crescita in quei paesi, generalmente con lo scambio ineguale. Ecco, quindi l'unico modo per rimettere in piedi un circolo virtuoso è favorire meccanismi di crescita endogena. In questo modo si creano delle aree, non li chiamo più stati, si creano delle aree economiche dove ci può essere tanto la presenza delle multinazionali quanto la presenza di imprese locali o di attività anche non profit ma di investimento determinato alla scolarizzazione, eccetera. Sono tutte cose che loro sanno molto bene. Ma questo che cosa comporta però? Comporta, io su questo sono radicale, la fine degli stati nazionali. Non c'è meccanismo più dannoso alla crescita e alla democrazia oggi che lo Stato nazionale. E anche i grandi, i mega stati continentali. Solo la democrazia universale può far uscire il paese mondo, il paese mondo dalla sua crisi. Pensate alla politica agricola europea. Per mantenere 6 milioni di grassi contadini tedeschi o di smilzi contadini italiani affamiamo miliardi di persone al mondo che non possono mandare un chicco di riso e un ananas in Europa. Questo che cos'è? Non è che un retaggio della politica degli stati nazionali. Che cos'è stata la politica industriale europea? Un'infamia. Non è stata affatto una politica industriale europea, è stato un aiuto con delle quote ricavate dalla tassazione nazionale data alle singole industrie nazionali.
imponendo delle quote, dei limiti alle industrie che stavano nascendo, all'industria dei fertilizzanti del Pakistan. È tanto efficace, fa un po' più di pollution, questo non c'è dubbio, vabbè, perché hanno cominciato da poco, ad un'industria che produce fertilizzanti in Europa, ammesso che ce ne debba ancora produrre così tanti fertilizzanti. Come mai non riescono ad esportare in Europa? Perché questa è la politica neonazionalistica della comunità economica europea. In questo ci sono iniziative, ad esempio l'OCSE propugna da tempo una politica che diminuisca i poteri degli stati nazionali. Io sono da un lato profondamente favorevole a questo, dall'altro lato ci sono degli aspetti importanti, perché dare ai multinazionali troppi stessi poteri. Ma chi può garantire una poliarchia moderna? Poliarchia non è quello che dice quel poveretto di Derrida, che interpreta la poliarchia come posto dove ci sono tanti poteri, non alle più classici, un po' rozzo, dice. Poliarchia deriva da Lindblom, che dice è un sistema poliarchico, quello che limita la quorum di violenza e di corruzione che c'è in tutte le moderne democrazie. Questo è un sistema poliarchico, che ha dei meccanismi di contrappesi istituzionali. Ecco, bisogna creare una poliarchia sovranazionale mondiale che limiti la quota di violenza e di potere invisibile che c'è nel potere delle multinazionali, così dei nuovi organismi internazionali. È un'opera molto difficile, perché? Perché questi organismi sono molto lontani dal cittadino. Per questo è molto importante che ci siano degli organismi di crescita nelle comunità locali. Io più che un'economia regionale, io sono un vecchio olivettiano, credo al ruolo della comunità naturale. Ci sono delle comunità che devono agire. Poi voi avete la regione sarda, che è un fallimento a livello mondiale, no? Cioè, ormai tutti parlano del fallimento della regione sarda, ma è un caso studiato in tutto il mondo, cioè inefficienza, spreco, miliardi buttati dalla finestra senza fare una strada, senza fare una ferrovia, insomma, per andare da Cagliari a Sassari ci vanno circa 4 ore, non sono riusciti a fare un'autostrada, insomma, una cosa, non c'è la metanizzazione, insomma, sono rubati tutto senza fare nulla, che è una cosa un po' da stato africano, non da multinazionale, che almeno rubano ma fanno, no? Quindi voi avete un caso di studio esemplare, no? di questa non presenza né delle multinazionali né dello sviluppo endogeno, no? Quindi vi esorto a fare degli studi approfonditi e a elevare delle ghigliottine, ma però questo insomma ognuno poi ha i suoi principi, insomma, ma insomma la ghigliottina, anche solo per fargli paura, è una cosa utile, l'ombra del boia. Dicevo sì, ma non sono proprio così, no, scherzo, perché non posso essere serio, dire sul serio, ma devo dire che le penso, però un po' di paura prima che parliela, insomma, non ci sono più i contadini con i forconi di qualche istanza sovranazionale, ecco, ma non c'è. Allora voglio dire, bisogna lavorare per una poliarchia sovranazionale, per un nuovo progetto di democrazia sovranazionale che gestisca e umanizzi il capitalismo mondiale. Guardate che le multinazionali sono molto più avanti dei costituzionalisti moderni, che sono generalmente dei poveri netti. Qual è il senso del comportamento delle multinazionali oggi? E su questo mi taccio. Guardate che non è la competition. Queste sono banalità dei lombrichismi bocconiani, cioè che stanno sottoterra non vedono mai la luce dell'intelligenza. Non è la competition, è la cooperation. Dunning ha scritto un grande libro che si chiama Alliance Capitalism, il capitalismo dalle alleanze. Cosa fanno le multinazionali? Non competono tra di loro, soprattutto cooperano, fanno delle joint venture, fanno dei merger. Se voi aprite qualsiasi giornale, non sia l'Unione Sarda, potete fare a meno di leggerlo,
anche la Sardegna, no? Aprite un altro giornale inglese, l'Herald Tribune, una volta a settimana, no? Io non dico tutti i giorni, una volta a settimana, l'Herald Tribune, o Le Monde, no? Uno di questi giornali umanoidi, no? Diciamo, apriteli e vedete che cosa capita nel mondo. Nel mondo va, è l'alleanza. Perché? Perché la competizione nella scarsità, nella caduta dei prezzi è distruttiva. Non si può solo ridurre i costi, perché se si riducono solo i costi, questo lo dicono i mammalucchi locali italiani, si distrugge l'intelligenza dell'impresa, il capitale intangibile che sono le conoscenze. Una persona di 50 anni in una grande multinazionale non la puoi mandare via perché non la sostituisci, hai speso miliardi per formarla. È più giusto mandare via uno di 20 anni perché almeno ha una prospettiva. La Esso, la Shell, la Mobil, la AT&T, la British Steel, questo lo sanno, solo la Fiat non lo sa. Ecco, come bisogna ridurre i costi? Con dei merger, unificando delle strutture. Quindi la cooperation è il futuro. A questo cosa deve affiancarsi? Una cooperation internazionale degli stati, superando il concetto degli stati nazionali. Gli Stati Uniti d'Europa sarebbero un primo passo avanti, ma gli Stati Uniti sudamericani sarebbero un altro passo avanti. Il Sud America invece è sprofondato nel nazionalismo. Abbiamo dovuto ricorrere lo stregone moderno al Papa per il hielo Atlanticos, no? Tra Cile e Argentina, c'è voluta la mediazione del Vaticano, ma siamo matti nel 1994, ecco, c'è il nazionale, il Perù e l'Ecuador si sono fatti la guerra 5 anni fa, ma certo che allora non multinazionali saranno il pensiero unico se gli stati nazionali rispondono a questo. Allora la risposta non può essere il nazionalismo, il protezionismo, ma deve essere in avanti. Il documento politico europeo più importante attuale è il manifesto degli Stati Uniti europei, scritto a Ventotene da Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. Quello è il documento che dovrebbero leggere oggi e quello dovrebbe essere la Carta Costituzionale europea. E il documento più importante per l'America Latina è il discorso di Simón Bolívar quando arriva a Buenos Aires nel 1821, che dice Stati Uniti dell'America Latina. Questo, se non si fa questo, naturalmente il mondo sarà a senso unico. Grazie.